È ripartito il cammino dell'Anico Basket femminile in vista della prossima stagione di Serie B, che vedrà le cestiste della Val di Nievo le protagoniste. Dopo la salvezza della scorsa stagione, playoff ad un passo, la società di Massimo Nerini ha inserito innesti di qualità per provare ad alzare l'asticella e regalarsi un'annata da ricordare con l'obiettivo playoff all'orizzonte. Abbiamo iniziato una settimana, ovviamente i primi giorni sono di adattamento e test, e poi iniziamo un pochino a mettere le basi del nostro gioco. Adesso vediamo, le ragazze stanno rispondendo bene, con serietà, con impegno, l'atteggiamento in palestra è quello giusto e la voglia di lavorare è tanta, quindi la prima settimana è passata molto bene. Adesso ci prepariamo ad affrontare la seconda, e che ci porta al primo test stagionale di Coppa Toscana contro Prato. Quello di migliorarsi ogni anno è sempre l'obiettivo da porsi, e cercheremo e proveremo di fare del nostro meglio per entrare dentro i playoff, questo senza dubbio. E già da subito ci sono segnali molto positivi, questo è da dire. Poi, come al solito, parla il campo. Inizio stagione è sempre un momento emozionante. Le ragazze direi che si sono fatte trovare pronte, quindi vuol dire che in qualche maniera hanno lavorato anche durante il periodo estivo. Peraltro con le giovanili abbiamo affrontato le finali nazionali di Lignano Sappadoro del 3 contro 3 FIP. Abbiamo ottenuto un buon risultato, siamo arrivati nelle prime 8 classificate. Quindi i presupposti per iniziare bene una stagione che ci deve in qualche maniera vedere protagonisti ci sono tutti.